Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi vi racconterò di come ho capito che fare video su YouTube era la mia strada. Partiamo dall'inizio. Era il lontano 2012 quando scoprii per la prima volta questa piattaforma. Al tempo avevo 11 anni e come ogni bambina o ragazzina del mio tempo giocavo ancora con le Lego e comunque anche ai videogiochi. Il primo video in cui mi imbattei sulla piattaforma di YouTube fu uno stop motion Lego. Non so come né perché, ma mi comparve in home. Era uno di quei video dove si creava una storia utilizzando dei set o comunque dei tipi di Lego precisi. Ne rimasi subito colpita e dopo un po' di tempo che continuavo a guardarli, decisi di aprire anch'io un canale per realizzare quei tipi di video. Ovviamente però al tempo non ne sapevo assolutamente nulla, né di video né di YouTube, e quindi il canale fu un fiasco totale. Nonostante il fallimento totale, c'era una sensazione che non mi abbandonava. Era una sensazione tipo farfalle nello stomaco, non so bene come descriverla, ma una voce nella mia testa mi diceva che dovevo riprovarci. Magari però prima informarmi un attimo meglio. Nel frattempo, anche se non pubblicavo più video, continuavo a guardarne davvero a milioni, finché trovai il canale di Surreal Power, o meglio conosciuto oggi come Surri, che al tempo aveva un altro canale. In questo modo conobbi Minecraft e, come tutti sappiamo, me ne innamorai perdutamente. Decisi allora di aprire un canale di gaming, ma ovviamente non potevo continuare ad editare i video con Movie Maker. Così iniziai a cercare qualche tutorial a caso e trovai Camtasia Studio. Ovviamente i video non erano niente di che, ma avevano giusto un taglio qua e là e la mia voce sotto. Però diciamo che già stavo facendo grandi progressi. Continuai poi per anni a passare da un canale all'altro di gaming e continuare a portarlo, perché in fondo, anche se non riuscivo ad ottenere i risultati che volevo, non mi interessava, stavo comunque facendo esperienza e facendo soprattutto una cosa che mi appassionava. Un bel giorno poi cambiai computer e dal fisso scrauso del 2009 che avevo comprai il mio attuale portatile. Mi ricordo quel giorno come se fosse ieri e invece era il 17 aprile del 2017. Eh sì, ben 3 anni fa. Dopo aver comprato questo nuovo computer, che per me era potentissimo rispetto al precedente, decisi che era ora di fare un upgrade qualitativo. Comprai così un nuovo microfono, che è il Samsung Meteor che sto utilizzando attualmente, la webcam l'avevo già acquistata un paio d'anni prima ed era la Logitech C920, e infine capii che Camtasia, per quello che volevo fare e per come volevo strutturare quel canale, non andava più bene. E così decisi di imparare un nuovo software di montaggio, che era Sony Vegas. Guardai milioni e milioni di tutorial e con la pratica diciamo che più o meno diventai bravina. Nel frattempo avevo aperto l'ennesimo canale di gameplay che però a mia sorpresa stava andando davvero ma davvero bene. Infatti in una settimana riuscii ad ottenere più di 200 iscritti. Continuai a portare video e video su quel canale fino ad arrivare a un punto in cui non mi divertiva più giocare a Minecraft, perché ovviamente erano passati anni da quando avevo iniziato a giocarci e praticamente le cose da fare erano quasi sempre le stesse. Purtroppo decisi quindi di accantonare Minecraft e iniziare a portare altri tipi di giochi, però diciamo che i risultati non raggiungevano le mie aspettative. Così mi demoralizzai e decisi di abbandonare quel canale o comunque farlo stare inattivo per un periodo. Dopodiché tornai a pubblicare nuovamente alcuni contenuti, facevo principalmente poi live di Fortnite in quel periodo perché avevo iniziato a giocare a Fortnite e mi piaceva tantissimo, e avevo iniziato a ricaricare qualche altro video di Minecraft, finché poi un giorno il mio computer decise di abbandonarmi. Infatti si ruppe la batteria e ogni tanto mentre stavo giocando, mentre stavo registrando, mi si spegneva e perdevo la registrazione e il salvataggio del gioco. Quindi decisi a quel punto che non potevo più portare avanti il canale di gaming, perché senza avere lo strumento principale, che è il computer dal quale giocavo, non potevo fare granché. E quel canale rimase inattivo. Dopo un po' di mesi però aprii poi questo canale che appunto è aperto tuttora e capii che la mia strada in realtà era quella di fare vlog. Ormai la passione del gaming
Non dico che mi aveva abbandonato, perché comunque continuo a giocare ad alcune cose, ma non mi prendeva più come prima, quindi non ero più così tanto propensa, insomma, a portare giochi su YouTube e non mi divertiva più così tanto da farlo quotidianamente. E quindi decisi poi di cambiare completamente stile di video e passare ai vlog. Inizialmente portavo avanti sia il canale di gaming sia questo di vlog, e in realtà su questo di vlog avevo caricato davvero pochissimi video. Però poi, con la chiusura definitiva del canale di gaming, mi sono dedicata completamente a questo di vlog e da dicembre dell'anno scorso circa sto portando 2 video a settimana, o almeno ci provo. E devo dire che sta dando davvero i suoi risultati. Come avete visto, in questi giorni, comunque in queste settimane, ho sbloccato la monetizzazione, il che vuol dire che ho raggiunto i requisiti per la monetizzazione. Abbiamo superato i 1000 iscritti, stiamo continuando a crescere e sono davvero molto ma molto felice di dove io sia arrivata. Ovviamente spero di poter continuare a crescere e continuare a migliorare la mia esperienza qua su YouTube, ovviamente sia per quanto riguarda la creazione di una community, ma anche per quanto riguarda la mia esperienza diretta con YouTube, perché io YouTube l'ho sempre visto come un mezzo per avere i miei ricordi sempre a portata di mano. Infatti vi ho portato con me in tantissime situazioni, come per esempio la gita a Barcellona di Terzo o tante altre situazioni che potrebbero essere private, ma che in realtà mi piace condividere con voi. E niente ragazzi, questa era la storia di come ho capito che fare video su YouTube era la mia strada. Ovviamente ho ancora tantissimo da imparare, ho tantissime cose da perfezionare, ma spero che possiate esserci in futuro insieme a me per vedere i miei miglioramenti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente nel prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!